Pescara si tinge di blu con la riconquistata bandiera e di rosa con la partenza della tappa di domani del Giro d'Italia martedì 17 maggio. Info utili sul percorso, sulla chiusura delle scuole e sulla viabilità. Il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci. In molti ci hanno chiamato e ci hanno chiesto: ma le scuole a Pescara resteranno aperte domani martedì o no? Ovviamente, per tutti sarà un piccolo sacrificio da fare, però credo che questo sacrificio verrà ripagato sia con la corsa che è eccezionale, ma anche con l'immagine che daremo. Per quanto riguarda le scuole, noi abbiamo concordato con le direzioni didattiche la chiusura delle scuole e quindi la chiusura sarà così distribuita: le scuole superiori chiuse, le scuole medie chiuse. Per quanto riguarda le scuole elementari, proprio per non creare problemi in generale ai genitori che poi portano i figli a scuola e hanno necessità anche di portare i figli a scuola perché lavorano, chiuderemo solo le scuole del centro della città, cioè dove passa il giro e dove c'è la carovana che vive e quindi ci sono limitazioni del traffico. Certo, la bandierina arriverà con il paracadutista e sarà paracadutata al centro della spiaggia di Piazza Primo Maggio. Io lì prenderò la bandierina e poi darò il via. Ovviamente mi muoverò in bicicletta. Quanto alla viabilità e ai divieti, abbiamo ascoltato il tenente colonnello Paolo Costantini della Polizia Municipale di Pescara che chiede a tutti un po' di pazienza. Dalla giornata di oggi è già, vigono già i divieti per quanto concerne via Regina Margherita nel tratto che va da via De Amicis a Piazza Salotto, via Fabrizi da Piazza Salotto a via Parini. Queste sono le vie che già da oggi vige il divieto di sosta con anche via Gramsci. Via Regina Margherita nel pomeriggio sarà anche chiusa la circolazione perché arriveranno i mezzi che parcheggeranno. Da domani invece sarà interdetta tutta Piazza Primo Maggio perché ci sarà il parcheggio dei mezzi di organizzazione, via Gramsci, tutte le vie interessate alla circolazione della gara ciclistica che sono via Fabrizi, quindi tutte queste vie che sto per dire, vige il divieto di transito dalle ore 10 e il divieto di sosta e fermata dalle ore 5 di domani mattina e sono via Nicola Fabrizi tutta, via Venezia tutta, Corso Vittorio Emanuele nel tratto che va da via Venezia al Ponte Risorgimento, lungo Fiume Paolucci, la riviera lungomare Matteotti e la riviera nord fino al confine di Montesilvano. Queste sono le strade che saranno, ripeto, interdette alla circolazione dalle ore 10 e sono interdette alla sosta dalle ore 5 di domani mattina. Quindi, ribadisco, chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza affinché in quelle ore, ecco, anche chi magari agli uffici o comunque svolge attività lavorative in quelle strade, di recarsi con mezzi alternativi o a piedi o in bicicletta. Segnalo che è stato all'uopo aperto un parcheggio nell'area ex Cofa di Porta Nuova, dove oltre al parcheggio che abbiamo già nell'area risulta che sarà interessato alla sosta dei mezzi al seguito della carovana, ma soltanto in una parte. Quindi ecco, chiedo alla cittadinanza di una grande collaborazione in questo senso, quindi di recarsi nelle zone interessate con mezzi alternativi.